Ciao a tutti, oggi vi proporrò un contorno facile, veloce e gustoso, un misto di verdure sabbiose in padella. Quindi con questa ricetta non ci sarà bisogno di accendere il forno. Un'idea a parer mio perfetta per quando non si sa, per esempio, che cosa preparare a cena, ma allo stesso tempo si vuol mangiare qualcosa di leggero. Le verdure le potrete scegliere voi a vostro gusto. Io ho scelto una zucchina grande, una melanzana media, una patata media e 10 teste di carciofi. Taglieremo il tutto a cubetti piccoli, tenendo conto del fatto che le patate hanno tempi di cottura leggermente più lunghi rispetto alle melanzane e quindi quella che utilizzeremo andrà tagliata ancora più piccola. Puliremo poi i carciofi togliendo le foglie esterne più coriacee e la barbetta che sta dentro e li taglieremo a metà. Io ho utilizzato quelli sardi che sono piccolini, però se voi doveste cucinare quelli più grandi, allora li dovrete tagliare in 4 parti. Ora prendiamo una padella antiaderente, lanciamo letteralmente dentro l'aglio tagliato a metà e privato dell'animella, e chissà chi è stato a lanciarlo. Aggiungiamo un cucchiaione di olio extravergine d'oliva e ci versiamo tutti i dadini di verdure, in ultimo i carciofi. Ci trasferiamo sui fornelli e per i primi 5-7 minuti dovremo tenere la fiamma alta, mescolando ovviamente continuamente. E successivamente abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per 20-25 minuti circa, con il coperchio e mescolando ogni tanto. Nel frattempo ci prepariamo l'insabbiatura, chiamiamola così. In un piatto mescoliamo assieme il pan grattato, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, la granellina di mandorle e un po' di origano. Non aggiungete sale adesso perché molto probabilmente le verdure saranno già saporite di loro, così come è successo nel mio caso, che ho assaggiato al termine della cottura e ho notato che non occorreva aggiungere sale. Almeno per le mie papille gustative era perfetto così. Quando mancherà pochissimo al termine della cottura, alziamo nuovamente la fiamma, versiamo la panatura sulle verdure e facciamo dorare leggermente, in modo tale che si crei un po' di crosticina sopra. A me non piaceva in modo eccessivo, per cui non ho prolungato la cottura, ma se a voi dovesse piacere, allora attendete che si formi una crosticina un po' più evidente, ecco. Ovviamente mescolando continuamente così come mostrato in video. Ed ecco il nostro super piatto di verdure sabbiose pronto per essere gustato. Le mandorle poi gli conferiscono un gusto veramente speciale e unico. In alcune parti sono croccantine, ma comunque morbidissime dentro. E sì, devo dire che è un altro modo più sfizioso di gustare le verdure. E poi avete notato com'è stato semplice prepararle. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!